Spettacolare, raga, io veramente incomincio a amare Pokémon Nero 2, veramente bellissimo. La quinta generazione fa schifo. Fanculo, veramente, la quinta generazione è bellissima. Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io, il vostro amico Federic95 e benvenuti finalmente al 22esimo episodio di Pokémon Nero 2 Randomizer Nuzlocke. Oggi ragazzi ci troviamo sempre qui di nuovo a Spiraria, pronti per proseguire la nostra avventura verso l'ultima palestra della regione di Unima. Ragazzi, dato che questa serie veramente vi sta piacendo tantissimo, ho intenzione di fare anche un po' di dopolega, leggendari, extra, veramente c'è tanta roba da fare. Tra l'altro a Spiraria c'è anche la villa di Camilla e voi direte, perché Federic tutta questa voglia ora? Semplicemente ragazzi, perché quando mi inviate certe cose io divento pazzo. Da Sara Ballo, che tra l'altro è una nuova fan, si è iscritta da poco al mio canale e già mi ha fatto questa fan art epica. Guardate che spettacolo. Grazie Sara, veramente sei stata gentilissima, oltre che bravissima a disegnare questa fan art. Grazie, veramente grazie. Prima di iniziare questo episodio ragazzi, vi invito a lasciare un like, un commento e naturalmente iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. E naturalmente ragazzi, vi invito a passare su Instagram, pagina Facebook e quant'altro, tutto in descrizione. Aprite questa descrizione una buona volta. Detto questo ragazzi, si può proseguire off camera. Ho fatto un po' di allenamento, il mio Ultawatt, il mio Aragorn e tutti i miei Pokémon sono saliti un po' di livello, tranne Talpa, che non è salito granché, perché mi ero scordato di dargli il condivisore esperienza. Bravo Federic! Praticamente al fine allenamento, ragazzi, mi ero scordato che probabilmente c'aveva il condivisore esperienza e quindi non è salito, perché gliel'avevo levato per provare a mettergli un po' di strumenti, ma mi sono scordato. Quindi bravo Federic! Allora ragazzi, sono tutti quasi a livello 47, li ho fatti allenare un po' perché stavano ancora al 44 e oggi dobbiamo andare a affrontare una palestra e quindi, insomma, ce ne vuole, eh! Di Pokémon forti. Comunque, Federic squilla all'interpoké. Federic, dove sei? A Spiraia. Perfetto. Attraversa il tunnel marino e vieni a Grisalopoli. No, io voglio andare a nord. È di qua. O sbaglio? Non dobbiamo andare di qua, ragazzi. Scusate, Di qua c'è un percorso a nord. Che percorso è questo, ragazzi? Percorso 3. Ah, questo è il percorso 13. L'abbiamo già fatto. Siamo proprio rincoglioniti, raga. No, siamo. Sono rincoglionito. Snorlax, poverino, qua sopra. Dice, ma perché sto in testa a questo qua? Tipo il cappello di Grifondoro, no? E questo, ragazzi, è il tunnel marino. Una cosa pazzesca, bellissima. Quindi andiamo, vecchio. Hai finito di pulire? Dimmi un po'. Il tunnel marino. Un tunnel costruito sul fondo del mare. Sai come hanno fatto a costruirlo? Facilissimo. L'hanno montato sulla terra ferma e poi l'hanno immerso sotto l'acqua. No, pensavo proprio che eravamo andati sott'acqua là con lo scalpello, con, capito, a fare tutto il vetro. Ma mica siamo in Minecraft qua, vecchio. Allora, ragazzi, eccoci qua nel tunnel marino. Cioè, guardate che spettacolo. Tra l'altro si possono intravedere dei Pokémon. Là mi sembra che c'è una Alomomola. Tra l'altro, la canzone è bellissima. Un Basculin! Qua vi alzo un po' il volume, ragazzi, perché è figo. Un Mantine, che figata, raga. Che figata, no, che figo, che... No, spettacolare, raga. Io veramente incomincio a amare Pokémon Nero 2, veramente bellissimo. La quinta generazione fa schifo. Fanculo, veramente. La quinta generazione è bellissima. Avevo visto un video, ragazzi, però che a uno gli passava un Wailord sopra. Perché a me non passa Wailord? Ma io volevo Wailord. No. Che peccato. A uno gli è passato un Wailord, ho visto nel video, fantastico. Bellissimo, bellissimo ragazzi. Ok, passiamo il tunnel e arriviamo qui a Grisalopoli. Il tunnel non serve tanto a spostarti quanto a godersi il panorama. E beh, infatti, potevano farlo benissimo sulla terraferma, eh. Eccoci qua a Grisalopoli, ragazzi. Veramente, arrivati velocissimi. E qua voglio lo screen del video, lo voglio qua dietro, lo voglio, eh. Scendiamo dalla bici, ok. C'è un pannello nello spazio per metterci il viso. Ma va? Allora ragazzi, qua c'è il nostro rivale Tonks, che vediamo cosa ci dice. Dobbiamo assolutamente ritrovare il cuneo DNA. La prima cosa è sconfiggere il capo palestra. Nessun problema. Di qua cosa c'è a nord, ragazzi? Qua c'è un ponte con delle barchette. Lo sai che mi ricorda tanto sta città, ragazzi? Mi ricorda tanto Orrocea. Ha! Che sei? E tu? Sei qui per sfidare la nostra palestra, vero? Il nostro Cyprian, il capo palestra. Mi dispiace che tu l'abbia perso tempo a cercarmi quella. Stavo nuotando con i Pong e ci divertiamo così tanto che siamo finiti a largo. Ti aspetto nella palestra. Ah, tra l'altro, ragazzi, non c'era in palestra. Veramente stava qua. Io non lo sapevo. No, ragazzi, veramente questa atmosfera è bellissima. Guardate l'acqua cristallina. Che spettacolo. Dici a me? No, guarda, parlavo a caso. Cioè, però andare in acqua con la bici, ragazzi, non è mainstream, eh. Lì ci possiamo andare.
Che spettacolo, raga. Veramente spettacolare Pokémon Nero 2. Veramente un giocone, raga. Un giocone. In tutti i sensi. Allora, ragazzi, andiamo qua. Vabbè, poi la città abbiamo tempo comunque per esplorarla. Ci sono un po' di casette, come potete vedere. Sì, mi ricordo parecchio Rucea, sapete? Wow, anche oggi fa bel tempo. Da qua, ragazzi, a Trento continua sempre a piovere. Allena la tua memoria, è ora disponibile. No? Oggi è domenica. What the fuck? Spoiler, ragazzi, sto registrando di domenica, non è vero. Oggi è mercoledì, dovrebbe essere mercoledì, yes. Andiamo giù e andiamo a battere subito la palestra. Qua c'è un centro Pokémon, i Pokémon normalmente ci abbiamo curati. Qua ci sta un percorso, che percorso è? Ce la facciamo a leggerlo? Dove il mare calmo ti culla. Mamma mia, raga, magari vivere in un posto del genere, veramente, là con la... Ah, la sabbia al mare, bellissimo, veramente. Ciao Guido! Questa palestra sembra un resort, ma il cavolo è un tipo tosto. Questo è il dono per te, mi raccomando, concentrati. Otteniamo acqua fresca. Dobbiamo stare attenti, ragazzi, perché questo è l'ultimo capo molesta ed è abbastanza forte. Capo molesta che non trovavamo in Pokémon Nero e Bianco, ma che è esclusivo in Pokémon Nero 2. Quindi, ragazzi, che Dio ci ama, buona. Cosa dobbiamo fare? Io, ragazzi, non so come è strutturata questa palestra. È la prima volta che la vedo. Cerco di, appunto, spoilerarmi il meno possibile da, appunto, i video tutorial che vedo per, appunto, portarvi questi video. Perché non è che posso fare tutto a caso. Qualcosa, un minimo, lo devo sapere. Quindi cerco di spoilerarmi il meno possibile. E la palestra è la prima volta che la vedo. Devo dire che è qualcosa di fenomenale. Veramente, questo gioco, ragazzi, l'atmosfera si passa da città a città. Ogni città è diversa. Passiamo dalla grande metropoli al deserto, a caverne. E poi ci appunto immergiamo nella natura, come potrebbe essere un paesaggio, come abbiamo visto negli scorsi episodi, come potrebbe essere, appunto, la foresta. E poi passiamo al mare così. Ragazzi, veramente, non so adesso cosa aspettarmi da questo gioco. È veramente fighissimo. Se mi segge dovrebbe essere quello di tipo erba, se non sbaglio. E quindi, ragazzi, secondo me questo è un gioco che merita veramente tanto. A questo punto posso dire che addirittura quasi migliore di Nero. Però ancora non posso dirlo. Ancora non posso dirlo con certezza, perché devo ancora finirlo e devo capire bene la storia. Perché la storia di Nero e Bianco è qualcosa di fenomenale. Anche questa potrebbe essere buona. Spero che non sia un perché non è super efficace? The fuck? E quindi, ragazzi, spero veramente che non sia una copia spudorata di Nero e Bianco. Si mi sente di assumere il tipo di Aragorn. Ah, adesso praticamente è un tipo fuoco. Allora, se tu diventi un tipo, se io ti mando Crystal, tu diventi un tipo drago. O io ti mando Ultra, ti diventi un tipo d'acqua. Allora, se tu diventi un tipo fuoco, io ti faccio idrocari, raga. Questo diventa il tipo fuoco, praticamente. Non vorrei che c'ha solo questa mossa. Nitrocarica, vediamo quanto riusciamo a levarli con nitrocarica. Credo come prima, pochi PS, 20, una ventina di PS li leviamo. Però siamo più veloci adesso, ragazzi. Quindi potremmo attaccare per primo adesso, vediamo. Perfetto, ragazzi, alla grande, alla grandissima. Non vorrei far durare questa parte troppo. Come al solito sapete che io voglio fare video interessanti, più corti possibile. Non voglio fare 50 minuti di parte. Perché sapete che quando si fanno let's play di Pokémon, ragazzi, non è che posso fare tagli. Perché molti dicono: Fede, perché ogni tanto non fai un taglio quando diventa la parte noiosa? Io, ragazzi, li farei anche. Però se in quel taglio mi muore un Pokémon, giustamente, voi non lo vedete, e io non è che posso dirvi: nel taglio mi è morto un Pokémon. Io voglio far vedere tutto quello che accade nella parte. Poi quello che accade off camera è un altro conto. Quello, comunque, se mi muore un Pokémon ve lo dico, tranquilli. Comunque registro sempre tutto. Anzi, dalla prossima serie, ragazzi, credo che voglio mettere il branding. Credo si chiami così. Lo fanno molti americani. Praticamente all'inizio video vi metto praticamente tutta la tutto l'allenamento che faccio off camera velocizzato. Così che se mi muore qualche Pokémon lo riuscite a vedere. Ok, andiamo di qua. Madonna, che fighe che hai fiori. Poi la canzoncina sotto è qualcosa di spettacolare, veramente. Ok, vai con Ultrabot. Andiamo di qua. Non so quanti allenatori ci sono, ragazzi. Tu? Che vuoi? Si dice che l'acqua che scorre non imprudisca. Per questo continua a lottare. Dai, 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 mi farei un bagno, raga. Veramente, io adoro l'estate. Le altre regioni, cioè, altre stagioni veramente non mi piacciono per niente. Io adoro solo l'estate. Ok, Sudowoodo, perfetto. Non potevo mandare Pokémon migliore che Ultrabot. Livello 48, tra l'altro, GG. Quindi Sudowoodo, morirai sotto l'ira del mio Ultrabot. Che è Levito Roccia? Tanto non cambio, tranquillo, lascio lui, ti ammazzo con lui, stupido Sudowoodo. Mi piacerebbe una mega evoluzione di Sudowoodo, ragazzi, sarebbe tipo troppo figo. Magari tipo un albero tutto muscoloso, tipo Barbalbero, no? Quello del Signore degli Anelli. Madonna, sarebbe fighissimo. E c'ha tutte le statistiche al 100 ora, Ultrabot, veramente. Una bomba, raga.
Ok, abbiamo battuto anche lei. Si va sotto. Si prosegue giù di qua. Dovremmo proseguire. Allora, di qua praticamente si torna. Si torna fuori. Ok, andiamo su di qua. Ci dovrebbero essere un altro paio di allenatori. Spero non tanti. Andiamo di qua. Vediamo dove ci porta, Qua si dà il capo palestra. Manca poco al capo palestra. Andiamo giù di qua. No, quanto mancherà il capo palestra, ragazzi? Sinceramente non lo so. Allora, quello ci porterebbe là. Noi andiamo di qua. Sto perdendo la strada, ragazzi. Sinceramente non so dove andare. Andiamo su di qua. Là c'è il capo palestra, quindi dobbiamo arrivare là. Quindi come ci arriviamo però noi là? Bella domanda, Frederick, bella domanda. Sicuramente dobbiamo fare il giro di qua, sicuramente. Far spostare quello là, quindi per farlo spostare dobbiamo fare così. Almeno credo. Oh. Non lo so, ragazzi, cominciamo a battere tutti e poi lo vediamo, perché veramente se no mi scoppia il cervello. Ok, parte la sfida anche contro di lei. Ma che è? In questa palestra ci sono tutti i fantallenatori. Madonna, sono forti i fantallenatori, raga. Manda in campo un Cherubi. Ok, contro Cherubi, dai, raga, non cambio. Lascio ultra bot che ce la può fare tranquillamente con un surf. O con due surf. Con due surf ce la dovrebbe fare. Pedalo danza, forse è meglio che cambiavo, perché ci potrebbe far malissimo. Mamma mia, ragazzi, ci fa male. Dobbiamo stare attenti a ste cazzate che facciamo, perché anche un Pokémon insignificante come Cherubi ci può far veramente malissimo. Quindi cambiamo prima che ci muore Ultrabot male. Ok, rientra Ultrabot, vai Aragorn. Un attacco pedalo danza sul nostro Aragorn ci dovrebbe levare massimo 8 PS, raga, 8 PS come minimo. Donna, ce ne leva 3. Ok, 6 praticamente. Confuso, vol di fuoco. Anzi no, nitrocarica, che è meglio. Confuso, ti colpisci da solo e muori, vero? No, quasi. Nitrocarica e ciao Cherubi. O Cherubi, non so mai come si chiama sto Pokémon. Ok, abbiamo battuto anche lui e ci avviciniamo sempre di più al capo palestra. Prossimo Pokémon sarà, vediamo un po', Houndoom. Ritorniamo con il nostro amico qua Ultrabot, che però è messo male. Allora, Houndoom va benissimo. Talpa, ragazzi, contro il tipo fuoco è super efficace la terra, vero? Spero che Talpa ce la fa al 41. Vabbè, noi ci proviamo, ragazzi. Pantano bomba. Vediamo quanto riusciamo a levarli con l'attacco speciale e la stab. Non leviamo praticamente niente. Ci fa vuoto tetro. Ci potrebbe far parecchio male questa volta. Dove ci ha mandato? Allo? Ah, ci ha addormentato, va bene. Allora, contro Houndoom cambiamo e mandiamo... c'ha molta va, Lampo ce la dovrebbe fare in teoria. Ah, Lampo off camera, ragazzi, mi ha imparato Fulmine e l'ho levato al posto di Scarica. Quindi fiamma impatto, quanto ci leverà fiamma impatto? Non tanto. Noi ci andiamo di Sprizzalampo e dovremmo shottarlo malissimo. Proviamoci almeno, dai, ragazzi, proviamoci. No, non gli leviamo quasi niente. Comunque ci abbiamo Cocchinella. Fiamma impatto continua. Voglio vedere quanto gli leva sto Fulmine. Anzi, continuiamo a Sprizzalampo, ma dobbiamo un po' curarci, perché sennò qua ci moriamo male contro questo Houndoom. 101 PS, vuoto tetro, fallisce Sprizzalampo e muori Houndoom. Ciao, caro! O almeno spero. Speriamo. Ok, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. E dobbiamo curarci un po' la squadra, perché siamo messi un po' maluccio. E abbiamo battuto anche questa tipetta qua. Narcisia, mi spiace, Ciprian è più forte, Ok, andiamo a battere Ciprian, facciamo borza, vediamo un po' gli strumenti che abbiamo. Avevo fatto un po' di compri, quindi dovrei avere un po' di robetta. Allora, iperpozioni ce ne ho parecchie. Allora, una e due dovrebbero bastare. E poi diamo anche una pozione, che ne avevo comprate un po' pozioni, ragazzi, proprio per recuperare questi stupidi punti PS che ci rimangono sempre. E poi naturalmente facciamo cura totale. Come avete visto, ragazzi, il nostro Talpa ancora è un po' scarso, non ce la fa ad affrontare Pokémon, è troppo di basso livello. E ok, scendiamo giù di qua. Quindi abbiamo spostato, l'abbiamo spostato, Ok, ragazzi, forse ho capito. Se noi andiamo di qua, facciamo così. Poi facciamo su di qua. Poi facciamo così, dovremmo essere arrivati, o almeno credo.
Ok, perfetto, ragazzi, ci siamo. Ecco Ciprian, siamo pronti con la sfida in palestra. Mamma mia, sono gasatissimo. Speriamo di vincere. Dita incrociate, ragazzi, lo affronteremo con un po' di tipo d'acqua. Quindi vai, Ultrabot, contiamo tutti su di te. Ah, sei già qui, sembri davvero in gamba. Bene, cominciamo. Parte la sfida contro ultimo capo palestra della regione di Unima. Parte la sfida contro Ciprian. Come avevo detto, ragazzi, c'era un po' di colorito in faccia. E wow, mamma mia, questo capo palestra mi piace un casino. Mi piace lo stile, mi piacciono soprattutto le infradito. Inizia con un Dragonair, quindi con un tipo drago. Noi iniziamo con Ultabot. Spero che questo Dragonair non ha mosse tipo fulmine e cose del genere, perché sennò ci fa male. Noi ci andiamo di Surf, ragazzi. Potrei usare anche Acquanello, così da recuperare PS ogni turno. Dragobolide non ci fa un cavolo. Noi facciamo Surf e ci andremo anche di Acquanello, ragazzi, perché voglio recuperare un po' di PS. Naturalmente non li leviamo tanto con Surf. Andiamoci di Acquanello subitissimo. Ci va di Incornata, non ci leva granché. Vai con Acquanello, così che ogni turno recuperiamo un po' di PS. E dato che questo è un po' scarso, questo Dragonair, ragazzi, ci andiamo anche di Pioggia Danza, così che le nostre mosse toglieranno ad ogni turno un po' di più, perché con l'acqua aumenta, appunto, le mosse d'acqua tolgono di più. Quindi con la pioggia iniziamo a piovere, ci curiamo un bel po' e iniziamo a fargli un bel surf. Vediamo questo surf quanto riuscirà a levargli adesso che c'è anche la pioggia danza. Vediamo un po'. Olè, via. Dovremmo riuscire a sconfiggerlo. Benissimo, grande Ultrabot. Ultrabot, ragazzi, è una macchina da guerra, veramente. Ok, prossima mossa sarà, recuperiamo un po' di DPS grazie a quella mossa, Meryl. Allora, Meryl, Meryl. No, lasciamo Ultabot, tanto anche le sue mosse potrebbero essere più forti, però facciamo surf. Vai, Stordifugno quanto ci leverà, ragazzi? Non tanto, andiamoci di surf, tanto abbiamo ancora la pioggia. Va bene, gli toglie comunque tanto. Acquarello ci va a recuperare PS. Meryl ci va di Stordifugno. Ti prego, non mi confondere, perché sennò potrei anche morire qua. No, surf e ciao Meryl. Questi capolessere, ragazzi, non sono più come una volta. Adesso muoiono subito, veramente. Non hai leggendari, niente, Pokémon forti? Meglio così. Prossima mossa sarà Swalot. Swalot! Ok, benissimo. Tanto Swalot, ragazzi, facciamo un bel allora voglio vedere che mosse c'ha prima di tutto. Il meteo piove, c'è scritto là sotto. Io voglio curarmi subitissimo, immediatamente, il mio Ultabot e vedere che mosse c'ha questo Swalot, perché sta a livello 51. Una differenza di livelli, ragazzi, enorme. Ci fa scudo acido. Cosa dovrebbe aumentare? La difesa? Speciale? Cosa dovrebbe aumentare? La difesa, ok. Ha smesso di piovere e noi, ragazzi, rifacciamo pioggia danza, così che poi le nostre mosse toglieranno di più. Gastroacido. Ok, benissimo. Non ho letto cosa faceva gastroacido, ragazzi. Spero non ci fa troppo. Ci ha abbassato qualcosa. Facciamo surf. E con un surf, in teoria, dovremmo mandarlo almeno, dico almeno, a metà vita. Veleno polvere non mi piace, ma calcolando che abbiamo acquanello, dovremmo recuperare ogni turno i PS che ci leva il veleno. Quindi facciamo surf. Quasi, bravo, bravo Ultabot. Ah, è finito l'effetto di acquanello, sicuramente. Resistenza, ti prego, dimmi che non resista al surf, che mi incazzo. Surf. Dai, 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 muori. E come al solito resiste, benissimo. Ah no, ancora effetto, benissimo. Ancora effetto, facciamoci di surf, ragazzi. Questa volta abbiamo vinto. Stavo per dire che abbiamo vinto, invece no. Ah, non è iperpozione quanto ti odio. Mamma mia, questo mi ricorda tossica, ragazzi. Questo mi ricorda tossica. Surf, ti prego, muori. Dai, brutto colpo, niente. Il veleno continua a toglierci punti salute. E continuiamo con surf. E questa volta, ragazzi, abbiamo vinto. Perché parlo sempre presto? Madonna. Surf e... dai, non resistere, ti prego, non resistere, basta. E resiste ancora, che palle. Ha smesso pure di piovere adesso. Mamma mia, però ce l'hai con me, eh. Ok, continuiamo con surf, non mi fare su iperpozione. No, no, non puoi resistere, non puoi resistere, no, non puoi resistere. No, non puoi, no, non puoi, non puoi. Ma ragazzi, io veramente, cioè, se non bestemmio è cosa buona, cioè, veramente. Oh, meno male, un'altra resistenza mi faceva incazzare. Cioè, come hai fatto a resistere a quel surf? Troppi scudo acido devi fa, ma tanti, eh. Ok, ragazzi, abbiamo battuto l'ultimo capo palestra della regione di Unima in sole, pensate, 22 parti. In 22 parti, ragazzi, siamo riusciti a battere l'ultimo capo palestra. Questa serie è fottutamente geniale. Non solo sembri forte, ma lo sei davvero. Hai spazzato via persino me. Ero così sorpreso da quasi dimenticavo. Devo darti questa. Eccoci qua, ragazzi, con l'ultima medaglia della regione di Unima.
Mamma mia, siamo fortissimi, fortissimi a dir poco. Voglio fare anche Camilla. Voglio fare tutte le extra di questa regione perché è bellissima. È una medaglia nuova della regione di Unima, è proprio bella, vero? Ora che hai 8 medaglie, qualunque Pokémon ti obbedirà. E beh, siamo forti, eh. Intanto il mio gatto fa casino là dietro, spacca tutto, va bene. A volte quando usi idrovampata, non mi hai dato idrovampata, ma sei uno stronzo, va benissimo. E andiamo avanti. Che va sott'acqua. E se il mio gatto fa ancora casino, gli do un cazzotto in bocca e l'ammazzo. Quindi ragazzi, dobbiamo uscire fuori e andiamo subito a vedere cosa c'è. E cosa ci attende soprattutto. Ci dovrebbe essere, se non sbaglio, il nostro rivale adesso, che ci dovrebbe dire qualcosa. Ma che faremo soltanto nella prossima parte. Quindi usciamo fuori. Ciao Guido, non ci rivedremo mai più, rip sad. Ok, ciao Tonks, tu l'hai battuto al cavo palestra? Ah, in tutte le medaglie sei proprio un tipo fuori dal comune. A dire la verità credo che tu abbia tutte le carte regola per andare alla Lega Pokémon. Però prima dovresti occuparti del T-Plasma. Ma io voglio andare solo alla Lega, che palle. Ehi, di un po', ho sentito questo T-Plasma, ma che gente è? Vuoi sapere che T-Plasma è? Rubani Pom di mia sorella e non ce ne frega un cazzo Rubani Pom di tua sorella, di la verità. Vuoi dire della gente, è un gruppo di banditi che ha deciso di congelare Unima per conquistarla. Non li conosci, Cyprian? Non li conosco, se vivi nel mare certe cose non ti interessano. Esatto, e questa è la cosa bella del mondo, ragazzi. Il mare riceve le acque di tutti i fiumi, quindi voi pensate che quel T-Plasma siano cattivi, giusto? Beh sì. Capisco, per questo lottare contro di loro. Questa è la vostra versione dei fatti. Io preferisco non formarmi un'opinione finché non avrò ascoltato altre voci. Beh, allora, adesso si andrà a informare. Non capisco se quel tipo ci fa o ci è. Beh, tu se ci fai o ci sei, continui a seguire un cazzo di gatto. Un attimo mi hai fatto dubitare delle mie azioni, ma ora basta. Ritornando al nostro nemico, non c'è nulla che possa cambiare questo fatto. Non devo perdere di vista il mio obiettivo. Ma prima di tutto devo scoprire dove si nasconde. Ok, dividiamoci, tu per il percorso 22. Ok ragazzi, nella prossima parte esploreremo tutta questa città e andremo nel percorso 22. Anzi, siamo a 21 minuti ragazzi. Io direi di esplorarla, tanto non credo ci siano tante cose da fare, no? Almeno credo. Andiamo a vedere un po' cosa ci sono in queste case. Tanto siamo a 21 minuti, raga, 22, dai. Io sono un esperto nell'insegnare mosse. Ah, questo ragazzi insegna le mosse Pokémon. Sì, insegnami una mossa. Oh, che figo, ragazzi. Posso insegnare... Ah, in cambio di cocci gialli posso insegnare una marea di mosse ai miei Pokémon. Questa è una cosa abbastanza figa. Ma che figo, c'hai l'acqua in casa col vetro. No, spettacolare. E l'allenatore ti consiglio una mossa Trespol. Trespol deve ovviamente recuperare il PS. Non è male Trespol, eh. Ma me la dai tu? No, niente, eh. Magari me la insegnerebbe il vecchietto. Ok, andiamo di qua. Tu sei un'allenatrice, vero? Lo so che sei un'allenatrice. E là, ragazzi, mi sembra di avere intravisto, se non mi sbaglio, una Pokéball. E direi di andare a vedere se trovo qualcosa. E nell'acqua possiamo fare anche una nuova cattura, tra l'altro. Poi c'era una Pokéball, non avevo visto male. Troviamo succo di bacca. Benissimo. Ci sono altri strumenti, altre cose? Sulla spiaggia? Sulla bella spiaggia? Niente. Ok ragazzi, se ci fosse un tratto d'erba io proverei a catturare un altro Pokémon. Dato che non c'è un tratto d'erba, credo che non cattureremo nulla. Perché nell'acqua, tanto un po' di tua acqua non ci faremo niente noi, giustamente. Allora andiamo a vedere innanzitutto cosa ci sta in queste case. Magari ci danno qualcosa di interessante. Il mio gatto sale là sopra, bastardo, dopo di meno. Yo-yo, hai con te Mantine? Ah, sì, questo è un Mantine, ti piace? No, no, ancora no, io voglio Mantine. Io ti davo un Dragonite, ma tu non lo vuoi, va bene. Allora ragazzi, scendiamo di qua, tanto non ci danno niente. Qua ci sta una casetta senza porta. E in teoria là ci dovrebbe essere un altro percorso, perché ho visto che si può raggiungere. Vero che si può raggiungere? Allora, di qua si può andare, vero? Sì, sotto, sopra. E qua c'è uno strumento che è passabilia. Benissimo. E ragazzi, qua c'è un percorso che dovrebbe essere il percorso 22. Benissimo, la prossima parte continueremo verso il percorso 22. Esploriamo l'ultima casa di questa città dopodiché stoppiamo. E là c'è una vecchia. Ciao vecchia, un momento solo, prego. Non è che potessi porteresti il mio bellissimo manfio a passeggio? Ma perché no, certo. Dai, non uscire da questa casa. Fuori è pericoloso, dunque ti prego di fare attenzione. Vieni Menfo, facciamo un giro, andiamo. Un momento per favore. Ma che stai facendo? Capisco bene. Vorresti portare fuori il mio Menfo. Perché è così carino? Ma non è proprio possibile. Lì fuori ci sono troppi pericoli. Cosa faresti se mi facessi male? Restate in casa. Ho capito, io gli faccio fare un giro. Però il mio gatto la piange perché ha fame. Ok. E io basta, mi sono stufato di passeggiare con lui però, eh. Smetti, basta, mi sono rotto. Il tuo Menfo è una merda. Via vecchia schifosa. Ok, ma portalo tu a passeggio. Stai in casa tua, madonna.
Infatti sei stronza, eh. Va bene, ragazzi, per questa parte è tutto. Un like, un commento, iscrivetevi al canale. Abbiamo fatto praticamente tutto, non c'è altro da fare in questa città. Magari ci sta da fare qualche altra così, ma tanto vi ho detto che faremo tutti gli extra più fighi possibili. Un like, un commento, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo nel prossimo video di Pokémon Nero 2. Ciao, ragazzi!